eravamo abituati che segnassi una doppietta partita, finalmente sei tornato con i livelli. No dai, sono contentissimo, è andata benissimo, la squadra mi ha dato una mano per fare due gol. Due gol da centravanti, vero, hai puntato la porta, hai puntato gli avversari e Cunico poi ti ha messo due cioccolatini. Dai, sono due cioccolatini di Cunico, io non so andare a buttarla dentro. È una bella coppia, Cunico Amirante, la coppia più bella della Serie D. Ma noi siamo Padova, quattro fortissimi attaccanti, poi chi gioca dimostra sempre che vale la società Padova. È il periodo però forse più bello della tua carriera, avevi segnato così tanto, avevi mai segnato così tanto? No, diciamo che dopo tre anni infernali sto tornando a giocare, a divertirmi e a fare dei gol, e sono felicissimo. Che sensazioni ti dà andare a esultare sotto tutti questi tifosi? No, è bellissimo, io sono venuto a Padova anche per quello, dai. Provare di nuovo queste emozioni bellissime. Adesso mancano sempre meno partite, il divario è sempre più 10, per cui la concentrazione resta alta. La concentrazione resta alta, mancano 10 battaglie e non possiamo mollare un centimetro. Cerchiamo di vincerle tutte il più possibile finché la matematica non ci dice che abbiamo vinto. Adesso manca poco, però la tua doppia cifra, l'obiettivo è più che possibile. Ma il nostro obiettivo è vincere il campionato, poi se vado in doppia cifra non ci vado, non c'è nessun problema. Se ci vado meglio, non c'è nessun problema. L'importante è vincere il campionato col Padova. È una dedica per questi due gol? Alla mia mamma, che segue sempre. Si chiama la mamma? Anna. Grazie. Grazie a voi.